Innanzitutto mi devo dare una calmata perché se continuo così arrivo a fine reaction che sto tutto bagnato. Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction e come potete leggere al titolo, oggi andiamo ad ascoltare la deluxe edition dell'ultimo album di Ketama, intitolato Keti. Ketama è un rapper che personalmente mi piace tanto, è romano e fa parte del collettivo 126. Lui, insieme appunto al suo gruppo, a mio parere da un paio di anni a questa parte, sono diventati una componente molto importante del rap italiano e secondo me uno tra i migliori gruppi. Il suo progetto che preferisco è Oh Madonna, che è una wave molto trap. In ciò però è bravo perché l'adatta all'immaginario romano e in generale a quello della Love Gang. Dopo Madonna, che è uscito nel 2017, nel 2018 pubblica Rehab. Inizialmente questo album è stato concepito come un disco diviso in due parti, infatti ad oggi è uscita solo la prima parte, composta da 8 tracce, e dopo di questa sarebbe dovuto uscire la seconda, che però non è mai uscita. Infatti Ketama, prima dell'uscita di Keti, ha annunciato il fatto che per il momento non sarebbe uscito Rehab parte 2, ma che sarebbe uscito un altro disco con un concept a parte. Tuttavia non è detto che nel futuro non la possa riprendere. Da Oh Madonna a Rehab c'è un cambio di wave abbastanza netto, perché come vi ho detto Oh Madonna è un disco con molte influenze trap, mentre Rehab prende una wave molto più melodica, molto più sull'emo. Secondo me Ketama è molto bravo a fare entrambe le cose, è quello che dovrebbe fare, è cercare di unirle. Diciamo che è quello che ha provato a fare in Keti, album che è uscito nel 2019. Oltre a fare ciò, secondo me lui ha cercato un compromesso tra due cose: il rimanere real e il provare a far arrivare la sua musica ad un pubblico più mainstream. Secondo me questa cosa è successa a tratti, perché Keti personalmente è il lavoro che meno mi è piaciuto di Ketama. Quando lo ascolto non mi sembra di ascoltare Ketama, non si può negare il fatto che sia un progetto ben fatto. Il problema è che lungo a dare, non lo so, mi è un po' scaduto, ma questa è una cosa mia personale. Comunque sia, ho deciso di fare la reaction a questa deluxe edition perché Ketama lo reputo un artista molto interessante e comunque sono curioso di vedere cosa ha cacciato fuori. Questa che vedete è la tracklist. In più alle 14 tracce del disco originale ce ne sono altre 6, di cui due sono già uscite, che sono Non mi frega un ca e Diablo, e uno è un remix. Premetto che le due tracce già uscite le ho ascoltate pochissimo, veramente una o due volte a testa, quindi per me sarebbe come reactarle di nuovo perché neanche me le ricordo. Andiamo ad ascoltare subito Ketama cosa ha combinato. È mezzanotte, il disco è appena uscito, la porta è aperta perché fa caldissimo e ho il condizionatore acceso nel corridoio. Partiamo con la prima traccia, Non mi frega un ca, produzione dello stesso Ketama. Non ci credi, guarda adesso siamo qui. Ora il butta fuori un beep. A volte è un bel sogno, a volte è un bad trip. In 8 anni ho crashato l'auto di papà, ma mi hanno tolto la patente, non la libertà. Non mi frega un cazzo, non mi frega un cazzo. Ora due collane, guarda il collo come splende. Se guardi in cielo non c'è niente, sono qua le stelle. Come dicevo prima, questa era una delle due tracce che era già uscita. Io l'avevo ascoltata poco, infatti non me la ricordavo granché. Comunque una prima traccia carina, nulla di particolarmente eclatante. Ketama ribadisce più volte che non gliene frega un cazzo, e questa è una grandissima filosofia di vita che secondo me un po' tutti dovremmo adottare. Io la condivido appieno. Tra l'altro non so perché, io sto ascoltando il disco su Tidal, l'ho visto che questa me la segna come prima traccia e la seconda è già pezzi 2. Io comunque seguirò l'ordine della tracklist perché non vorrei che fosse solo un bug. Andiamo con la seconda traccia, che è No Infami, produzione di NKO. Non so se si dice così. Tutte le troie dentro il capezzo di me, quando arrivo salza il PIL del tuo paese. In certi casi piangere non serve a niente. No infami, fedeli sono cani. Oppure l'artigia per un per capire. Facciamo alcol, la faccia nel fango. La signora nera non arriva ma in ritardo. Convincimi a non farlo, sta fatto sul palco. Mi sto bicchiare, ma sempre mezzo vuoto. L'invidia alla tua tomba, ti brucia come il fuoco. Faccio questa merda, è la fine del mondo. Una traccia sicuramente esplosiva sotto ogni punto di vista, secondo me un incrocio tra più generi. Ketama nella traccia ha un'attitudine da rockstar, il beat ha delle influenze rock e in generale poi c'è anche una parte con la cassa dritta, quindi direi anche techno. Scrivetemi nei commenti se sbaglio ad individuare i generi, perché io ammetto che capisco, per quanto capisco, solo di pop. Sul resto sono completamente ignorante, quindi correggetemi, mi fa solo piacere. E poi niente, insomma, Ketama alla fine poi rappa sopra il beat, quindi ecco perché alla fine
fine c'entra anche il rap. Tra l'altro Ketama secondo me è uno tra i pochi in Italia che poi effettivamente può avere questa attitudine da rocker, perché è il genere a cui viene. Infatti lui più volte in interviste ha ribadito che prima di approcciarsi al rap ascoltava rock, metal e tutta quella roba lì, e si vede che comunque ha un bagaglio culturale di quella roba, perché altrimenti non riuscirebbe a fare pezzi così. Andiamo con la terza traccia, Boom Boom, sempre prodotta da Ketama. Il mio cuore è bulletproof, bulletproof. Ehi, tranne se spararmi sei tu, proprio tu, solo tu, belli a mira e fai tu, 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 tu. Dammi un po' d'amore che non mi fa male, io sono malato e tu mi puoi curare, ti porto quei fiori, siamo a casa a fumare, io posso pensare a te, questo mondo è freddo, è un igloo. Anche questa traccia ci sta, pur in questo caso nulla di particolarmente eclatante. Mi piace molto il sound che ha. Tra l'altro mi sembrava di aver sentito già uno spezzone da qualche parte, ora non so se l'ha spoilerata sul suo Instagram o altro, però insomma mi sembrava di aver sentito già questa roba. Comunque è carina, per il momento però non c'è ancora la traccia che mi ha sorpreso. Andiamo con la traccia numero 4, Diablo, sempre prod Ketama. Sta fumando col diavolo, fa culo il tuo contatto, la tua roba non mi fa effetto. Ok, l'ho fatto, 3000 per l'avvocato. Ti mancano le basi, non sa cucinare una base. Siamo sotto le basi, ma non siamo a Napoli, no. Sto con i miei diavoli, siamo in 13 a tavola. Sto cucinando la cosa, crack, buste con il domo pack. Baby, fallo, ballami sopra il cazzo. Innanzitutto mi devo dare una calmata, perché se continuo così arrivo a fine reaction che sto tutto bagnato. La prima volta che ho ascoltato questa traccia non ci ho fatto neanche troppo caso, ma ora che la riascolto è un botto sulla wave drill di New York. Ma sapete perché questa funziona e altri tentativi che ci sono già stati in Italia di fare quella roba no? Questa funziona perché Ketama, oltre ad essersi ispirato alla wave, ci ha aggiunto qualcosa del suo immaginario. Non è un prendere una wave e copiarla pari pari in Italia. È per questo che questa canzone di Ketama spacca. Sarei super curioso se Ketama approfondisse questa wave, perché ci sta veramente di Cristo anche per via della voce che ha. Sicuramente fino ad ora tra le tracce che ho sentito è la mia preferita. Passiamo alla traccia numero 5, che è il remix di Dirty, produzione di Zef. E scappo dal fantasma, ma prima o poi lo incontrerò. Se penso troppo all'ansia, ci becchiamo e non sappiamo dirci. Andiamo a casa mia perché siamo dirti. Mi sembri Billy con quei capelli tinti. Remix è proprio una hit. Io non mi aspettavo onestamente che mi piacesse così tanto, per un semplice motivo: Dirty è la canzone di Katie che mi è piaciuta di più. La versione originale, grazie anche al beat, ha un mood molto cupo. Invece questa versione la rende un po' più allegra e secondo me è una hit. Ora non vi so dire su che genere è, perché ripeto, non ci capisco un cazzo. So solo che mi ha fatto ballare ed è una bella alternativa effettivamente per la versione originale. Mi è piaciuta davvero un sacco e onestamente non me l'aspettavo, perché quando l'ho letta nella track ho detto: ah vabbè, remix, avranno fatto una roba un po' così, però sarà una traccia così che ti ascolti una volta e non ti ascolti più. Invece ci sono già in fissa. E ora arriva il bello, ragazzi. Ultima traccia, pezzi 2, feat Side Baby, prod Night Skinny. Qua c'è da fare un po' una lezione di storia. Se non conoscete Pezzi, che sarebbe il prequel di questa, dovete assolutamente recuperarla. Fate un favore a voi stessi e recuperatevi quella canzone, perché oltre ad essere una tra le più belle collaborazioni di Side e Ketama, è anche una delle tracce più belle uscite ultimamente nel rap italiano. Io ho molta paura, perché so quanto mi è piaciuta Pezzi e quindi ho paura che questa non sia a livello, però lo spero vivamente. Andiamola ad ascoltare subito. Avevamo i pezzi in tasca e non erano di carta, ora porto pezzi in banca e non sono della bianca. Pezzi, pezzi. Poi la beef con sai ti tagliano come del manzo. Dai miei gioielli ai miei figli, se un giorno mi si fanno. Ha ragione mia mamma, sto tutto il giorno fanno. Pezzi bianchi nelle mie arse bianche, pezzi colorati nei capo delle banche. Siamo per strada con il virus,
Così a caldo vi dico che non è mai a livello di pezzi 1, però onestamente me lo aspettavo. Ketama mi è piaciuto, fa un bel ritornello e anche una bella strofa, mentre Side sì, mi è piaciuto, però mi aspettavo qualcosa in più. Il mix di tutta la canzone mi sembra un po' strano, specialmente la parte di Side in cui la sua voce mi sembra davvero bassa. Ora non lo so se è una mia impressione o è una cosa che pensate anche voi, insomma fatemelo sapere. Tutto sommato comunque direi che è un buon sequel della prima parte. Che dire su queste tracce? Quella che mi è piaciuta di più è Diablo. Al secondo posto io vi butto Dirty Remix, chiamatemi pazzo ma ci sto in fissa, ve lo giuro, mi è piaciuta tantissimo. In generale però, a parte Diablo che la reputo veramente una canzone fortissima, il livello è discreto. Comunque sia, io da Ketama e da un suo prossimo progetto, che sia un EP, un altro album o non lo so, magari Rehab parte 2, non ho idea, mi aspetto qualcosa in più, perché lui lo reputo un artista molto forte e in generale so che può dare di più. Voi cosa ne pensate? Questa Deluxe Edition vi è piaciuta? Katie, vi è piaciuto? Qual è il vostro disco preferito di Ketama e cosa pensate di lui come artista? Scrivetemi tutto questo in un commento. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Vi invito anche ad iscrivervi al canale qualora non lo foste e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo con un prossimo video. Slatt!